presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Pescara lancia la volata a Luciano D'Amico. Insieme per una battaglia di libertà governeremo l'Abruzzo. Prima uscita pubblica della candidata sindaco del centro-sinistra Maria Luisa Forte. Tanta gente per il provveditore. Campobasso ci premierà. Partono i lavori nella Galleria San Silvestro a confine tra Francavilla e Pescara. L'ANAS ha risposto agli appelli della sindaca Luisa Russo. La delegazione parlamentare molisana rassicura sulla deroga al decreto Balduzzi. Sciopero all'Amadori di Mosciano Sant'Angelo dopo la morte di Gaetano Mastroianni. I lavoratori hanno ricordato il collega. La quarta commissione consiliare del comune di Campobasso ha deliberato la consultazione popolare per intitolare lo stadio. 4 opzioni sul tavolo. In Lega Pro, buon punto conquistato dal Pineto. In Serie D, il Campobasso pronto per la trasferta di Tivoli. Vincere per mantenere il primato. Buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Siamo in diretta dagli studi di Teleregioni a Campobasso. In apertura lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo di politica e delle regionali in Abruzzo. Noi non pascoliamo, incontriamo le persone e diamo soluzioni. Così Giuseppe Conte da Pescara replica a Marsilio e ribadisce che la coalizione di centrosinistra terrà. Valentina Ciarlante. Applausi, cori da stadio e i ringraziamenti per quanto fatto durante la pandemia. Giuseppe Conte è stato accolto così a Pescara, qui in Piazza Unione, nella sede del candidato governatore del centro-sinistra Luciano D'Amico. Sfogliando le pagine del suo programma si percepisce tutto l'amore per la sua terra. Queste le parole dell'ex presidente del Consiglio nell'abbracciare l'ex rettore di Teramo. Dal giorno dopo governeremo insieme, a sottolineato Conte, replicando anche a Marco Marsilio, che aveva messo in dubbio proprio in queste ore in un'intervista rilasciata al Corriere la tenuta dell'alleanza di centrosinistra. Noi non pascoliamo, noi parliamo con la gente e ci fermiamo, a differenza di lui che sta correndo, a differenza di Giorgia Meloni, che verranno anche qui immagino a fare un comizio finale senza fermarsi un minuto con le persone. L'alleanza tiene? L'alleanza tiene perché l'alleanza è stata fatta con le persone che ci sono qui, persone che sono state giudicate affidabili, sono state fatte liste con persone con grande attenzione e non c'è motivo assolutamente di non pensare che ci sia una squadra capace il giorno dopo di lavorare con serietà, competenza e onestà per migliorare la qualità di vita dei cittadini abruzzesi. È una battaglia di libertà, così ha definito la competizione elettorale il candidato Luciano D'Amico, e poi Conte ha sottolineato l'importanza e l'emozione che ha provato nel suo tour. Voglio incontrare i cittadini abruzzesi perché il calore di questa gente è incredibile, mi sta arricchendo tanto e soprattutto mi preoccupa ovviamente la situazione, i motivi di angoscia che mi prospettano dalla sanità alle infrastrutture, dal fatto che ormai i borghi piccoli si spopolano, quindi cerchiamo di essere con loro, cerchiamo di accogliere queste istanze e speriamo davvero in questo rinnovamento con una giunta regionale, con Luciano D'Amico competente, capace e onesto, che possa migliorare la qualità di vita e dare un futuro migliore all'Abruzzo. Abbiamo dato più mezzi e fondi alla protezione civile, così il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio nell'inaugurare il polo logistico di Preturo all'Aquila. Un nuovo presidio di sicurezza che rafforza il legame tra agenzia e operatori è il polo logistico di protezione civile di Preturo, l'Aquila. Oltre 400 volontari appartenenti alle associazioni abruzzesi di protezione civile hanno colorato la struttura a due piani di oltre 3.000 metri quadrati di superficie, dotata di 3 aule per la formazione, di uffici e servizi, concessa e incomodato all'Agenzia regionale di protezione civile dal Comune del
dell'Aquila, che ne è proprietario. La giornata ha visto anche l'avvio di un corso di formazione per i volontari aperto dal direttore dell'agenzia, Mauro Casinghini. E nel presiedere la cerimonia di inaugurazione, il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricordato quanto in questi anni la regione abbia investito sulla protezione civile. Ho messo i fondi che servivano per l'antincendio, abbiamo raddoppiato il numero degli elicotteri a disposizione e soprattutto ho voluto costituire l'Agenzia di Protezione Civile, che ha conferito autonomia, velocità di decisione, prontezza operativa a tutto il sistema della protezione civile e ha anche migliorato il rapporto diretto con le associazioni di volontariato. Non si passa più per i timbri delle ragionerie, i visti degli uffici. E per il futuro Marsilio annuncia l'arrivo di ulteriori risorse. Nell'accordo di coesione abbiamo aggiunto i fondi che servono per completare il rinnovo della colonna mobile e dell'intero parco mezzi. Lasciamo una protezione civile dopo 5 anni che è moderna, efficiente, organizzata, autonoma e un Abruzzo sicuramente più sicuro. Ed ora ci spostiamo in Molise e parliamo di sanità. Visita del sottosegretario di Stato alla Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, a Campobasso. Il decreto Molise può essere uno strumento per risolvere il problema del commissariamento della sanità se sarà necessario. Ritengo, ha detto, che quello che è stato fatto finora equivalga ad un decreto. La sanità molisana ancora commissariata e piena di criticità al centro della visita istituzionale del sottosegretario di Stato per la Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, prima al Responsible Research Hospital e poi all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Gemmato nel capoluogo di regione per attenzionare e toccare con mano i punti di forza e di debolezza sia del privato convenzionato che della sanità pubblica regionale. Per il governatore del Molise, Francesco Roberti, la presenza del sottosegretario dimostra ancora una volta l'attenzione del governo nazionale al Molise. Noi abbiamo un continuo feedback con il governo su quello che sono i passi che stiamo muovendo per migliorare la nostra sanità, a partire dal nostro piano operativo sanitario con cui stiamo osservandolo, ma stiamo anche condividendo con il Ministero una serie di misure e iniziative da mettere in campo per migliorare la qualità del servizio. Le criticità in Molise non mancano per far fronte alle necessità della sanità molisana. Secondo il governatore Roberti, servono innanzitutto più risorse da mettere in campo. Le risorse che noi chiediamo non sono risorse legate in qualche maniera a voler aprire nuovi ospedali, ma voler consolidare quelli che abbiamo, perché possono a loro volta, con il giusto personale che oggi è carente dappertutto, diventare attrattivi, ma soprattutto essere di supporto alle regioni limitrofe. Secondo il sottosegretario Gemmato, per uscire dal commissariamento e tornare a una sanità più dignitosa, la ricetta è quella di creare nuovi modelli organizzativi. La ricetta è quella di nuovi modelli organizzativi. È impensabile continuare a ripetere gli errori fatti nel passato, che evidentemente hanno prodotto dei debiti importanti per la sanità molisana. Di positivo che c'è? C'è sicuramente una stabilità di governo, noi governeremo per 5 anni e quindi avremo la possibilità nel breve, nel medio e nel lungo periodo di immaginare una nuova sanità per il Molise. Il decreto Molise è lo strumento per la soluzione di un problema, noi miriamo a risolvere il problema, lo strumento può essere il decreto o le tante attività che stiamo facendo, lo ripeto, complice la presenza continua e costante dei nostri parlamentari e di una giunta regionale rinnovata e performante, e quindi se sarà necessario oggettivamente avremo e daremo seguito al decreto Molise. Ritengo che quello che è stato fatto pezzo per pezzo sia già un importante segnale che equivale appunto a un decreto. E continuiamo a parlare di sanità. Delegazione parlamentare al lavoro per la deroga al decreto Balduzzi affinché anche il Molise possa avere requisiti fondamentali per una sanità funzionante per tutti.
La visita del sottosegretario per la salute Marcello Gemmato a Campobasso viene letta dalla delegazione parlamentare molisana come una conferma del proprio lavoro e dell'aiuto che assicurerà il governo Meloni per la sanità regionale. Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia, rassicurano sulla deroga al decreto Balduzzi per arginare i vincoli legati alla densità di popolazione e permettere un aiuto concreto ad una regione come il Molise in un settore a tratti disastrato come quello della sanità. Si sta lavorando, questo è emerso da un'interlocuzione che ho avuto con il ministro Schillaci, anche per una deroga al DM70, proprio perché affinché il Molise abbia quella risoluzione definitiva del problema sanità. Sappiamo bene che il DM70, il decreto Balduzzi, è un decreto che in qualche modo ha come fulcro la densità abitativa e quindi non è dedicato a regioni come il Molise, per cui si sta lavorando a questa deroga affinché anche il Molise possa avere tutti quei requisiti fondamentali per avere una sanità effettivamente che diventi una sanità concreta e importante e funzionale per tutti. Oltre al lavoro per la deroga al decreto Balduzzi, tante le azioni in campo, come spiega il senatore Costanzo Della Porta. Il governo che ha già messo in campo tante risorse economiche per la nostra sanità e quello che vediamo oggi, l'attivazione del nuovo reparto, è anche una logica conseguenza delle risorse che vengono stanziate. Quindi lavoreremo con il nuovo POS per migliorare l'offerta sanitaria nella nostra regione. I concorsi, ad esempio, per i primariati all'ospedale Sant'Imodio di Termoli, il POS che prevede nuova offerta sanitaria per il veneziale di Isernia e per l'ospedale di Agnone, sono tutti segnali. Il direttore generale ASREM Giovanni Di Santo si sofferma sull'importanza e l'attenzione alle reti emergenziali. Per noi è importante anche questa visita del sottosegretario Gemmato, proprio perché è testimonianza di un'attenzione, di una polarizzazione su una criticità importante che è la gestione in genere nazionale, criticità nazionale sulle reti emergenziali e quindi sull'emergenza. Noi abbiamo felicemente inaugurato questa nuova location per i pazienti che giungono al pronto soccorso. È un hobby che vede, come dire, un comfort alberghiero importante, ma al tempo stesso anche una monitorizzazione dei parametri vitali centralizzata che diventa importante per una gestione complessa del paziente che giunge in pronto soccorso. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Campobasso e parliamo di elezioni comunali. Questa mattina la presentazione ufficiale della candidata sindaco per la coalizione progressista, bagno di folla per Maria Luisa Forte. Sono sicura che la città ci premierà. Sentiamo il suo commento a caldo. Maria Luisa Forte, la figura di sintesi che ha garantito l'unità della coalizione progressista a Campobasso, e lei, una donna provveditore agli studi di Campobasso, ad essere la candidata sindaco della città capoluogo di regione. Oggi è il giorno della sua presentazione ufficiale, siamo in Villa Musenga, una piazza gremita, ci sono anche tutti i big del partito. La Forte addirittura ha parlato di una squadra coesa e già di programma elettorale. Allora sentiamo subito le sue parole ai nostri microfoni. La sensazione è bellissima, vedere tanta gente, l'ho detto anche prima, e per me è stato un grande onore che la coalizione e tante forze politiche hanno trovato l'unità sul mio nome e abbiamo insieme condiviso un programma. Il nostro programma lo riassumo con un obiettivo prioritario: migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini di Campobasso, migliorarla chiaramente investendo, mettendo a frutto tante risorse che il Comune di Campobasso ha. Noi abbiamo a disposizione circa 100 milioni di euro, li metteremo tutti in campo per raggiungere il nostro obiettivo. Dicevo prima che abbiamo coniato delle definizioni di Campobasso che ci indicano la strada da seguire, le linee guida, gli assi portanti del nostro programma che presenteremo ben presto alla cittadinanza. E la Campobasso città per le donne, Campobasso città per la formazione, Campobasso città bella, verde, innovativa, città smart, città del benessere.
Ministre della Salute e città del volontariato, delle associazioni non profit, città capoluogo. La scelta di una donna forse non è stata casuale, di una donna di scuola, proprio per promuovere delle politiche di attenzione al mondo delle donne contro ogni discriminazione, politiche sociali di inclusione e politiche di formazione. Il centrodestra è in fibrillazione per il candidato da contrapporre al campo largo a campo basso. Nelle ultime ore il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante avrebbe ricevuto la proposta da parte di Fratelli d'Italia per una sua candidatura a sindaco del capoluogo di regione del Molise. Pallante scioglierà la riserva nei prossimi giorni quando sono attese novità ufficiali. E restiamo sulle comunali, ma ci spostiamo a Termoli. A differenza di Campobasso, acque agitate all'interno del centro-sinistra. Le elezioni comunali di giugno costituiscono un appuntamento decisivo per disegnare e concretizzare l'idea di un nuovo modo di amministrare la città ed interpretare al meglio le esigenze e le necessità del territorio nel rispetto delle sue peculiarità e delle sue caratteristiche anche ambientali. Così i rappresentanti di Verdi e Sinistra, Insieme, Azione, iscritti del PD di Termoli, Liberali e Socialisti, in una nota sulla scelta del candidato sindaco della città adriatica. In questa prospettiva, scrivono i partiti e movimenti, i sottoscritti ritengono preliminare che le componenti civiche e politiche di area cattolica, moderata, ambientalista e di sinistra, finora non coinvolte nel confronto, condividano linee programmatiche comuni da proporre alle altre componenti di area, così da offrire alla comunità una complessiva idea di amministrazione e di sviluppo. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Pescara, un momento delicato che si è concluso con una grande emozione, quello dell'irruzione dei poliziotti in casa del 23enne che per due giorni ha tenuto l'intera città di Pescara con il fiato sospeso perché minacciava di lanciarsi dal quinto piano. Nel prossimo servizio le immagini di quei lunghissimi secondi. Prontezza di riflessi, destrezza, professionalità e tanta umanità per gli operatori della Questura di Pescara. Con l'ausilio di un team giunto da Roma e L'Aquila hanno salvato il ragazzo di 23 anni che da mercoledì 28 febbraio fino alle ore 10 di venerdì 1 marzo è rimasto in piedi sul parapetto del balcone della sua abitazione al quinto piano del palazzo tra via Rieti e via Latina, pieno centro di Pescara, intenzionato a lanciarsi nel vuoto. Nel video diffuso dalla Questura, realizzato dalla Scientifica di Roma, le immagini del momento cruciale della negoziazione, durata oltre 40 ore, che ha avuto la svolta decisiva quando il dialogo col ragazzo ha riguardato il suo cane che era in casa con lui e aveva necessità di essere alimentato. Uno dei negoziatori, dottoressa della Polizia di Stato, ha lanciato del cibo per cani attraverso la porta che nel frattempo il ragazzo si era convinto ad aprire. Guarda, non ti faccio male, beh, lascia solo, capisco com'è bella. Questa l'avevo detto, gesto che ha permesso alla squadra di entrare in casa e concludere positivamente l'intervento. Un lavoro di squadra, ha sottolineato il questore di Pescara Carlo Solimene, insieme alla dottoressa Sara Cortese e a Pierpaolo Barrasso, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada statale 647 sul Lingotte in territorio di Ripa Limosani. Per cause che saranno accertate dalle autorità competenti si sono scontrati un TIR e una Fiat Punto con l'auto che è andata semidistrutta. Immediato l'arrivo dei soccorsi con i sanitari del 118, gravi le condizioni del conducente dell'utilitaria trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Campobasso. La viabilità del tratto stradale è stata ripristinata dopo tantissime ore, dopo un lungo lavoro dei vigili del fuoco e dell'ANAS per lo sgombero della carreggiata. Ed ora parliamo di stadio. La quarta commissione consiliare del Comune di Campobasso ha deliberato che per l'intitolazione dello stadio ci sarà una consultazione popolare. Quattro le opzioni: Molinari, Scorrano, doppia denominazione oppure Romagnoli. Ci dice tutto Franco De Santis.
La quarta commissione consiliare del Comune di Campobasso ha deliberato che per la questione dell'intitolazione dello stadio di Selvapiana ci sarà una consultazione popolare. Come noto, in città è in atto il dibattito sulla personalità alla quale dedicare l'impianto sportivo, Scorrano o Molinari, oppure entrambi. La libertà di scelta sarà massima, visto che saranno proposte quattro alternative. La numero 1, stadio a Molinari e curva a Scorrano. Poi stadio a Scorrano e tribuna Molinari, oppure doppia denominazione Molinari-Scorrano, e la numero 4, Giovanni Romagnoli. La consultazione si terrà dopo la metà di marzo e al momento è stato deciso che si farà online, ma si potrebbe anche allestire un punto in città dove far recare i cittadini. Sui social il capogruppo del Partito Democratico Giose Trevisonno ha reso pubblica la propria preferenza, stadio al presidentissimo, curva al capitano, motivandola così: la città di Campobasso deve ricordare per sempre quel periodo storico sportivo che noi tutti già chiamiamo era Molinari. Intitolare lo stadio al presidente è come intitolarlo a quel periodo. Michele Scorrano invece, continua Trevisonno, è e sarà il nome della curva nord, cuore pulsante del tifo rossoblù. Dunque, l'opinione pubblica è abbastanza divisa sulla denominazione dello stadio inaugurato nel 1985, ma qualunque fosse la decisione, si ricorderebbe per sempre una figura che ha dato lustro ai colori rosso-blu. Ed ora torniamo in Abruzzo, sciopero all'Amadori di Mosciano Sant'Angelo. Dopo la morte di Gaetano Mastroianni, i lavoratori hanno ricordato il collega ed è stato anche un modo per portare ancora una volta sotto i riflettori le continue morti sul lavoro. Chiara Bonatti. Dopo la morte di Gaetano Mastroianni, autotrasportatore di 66 anni, deceduto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante nell'area antistante l'Amadori di Mosciano Sant'Angelo, i sindacati e i lavoratori hanno scioperato davanti l'azienda, non solo per ricordare il collega, ma anche per dire basta alle morti sul lavoro. Una manifestazione unitaria da parte delle sigle sindacali FLAI CGL, FAI CISL e UILA UIL di Teramo, per rispetto a tutti coloro che ogni giorno escono di casa per andare al lavoro e non ne fanno più ritorno. Soprattutto per sensibilizzare a livello generale, insomma, perché è un tema nazionale quello delle morti sul lavoro. Quindi diciamo che al di là del ricordo del collega deceduto, c'è anche un tema di sicurezza nazionale sul lavoro che va sensibilizzato fortemente. È una piaga nazionale, diciamo, quindi bisognerà intervenire a livello legislativo, credo, perché non si può tollerare più che un lavoratore esce di casa e non torna a casa, insomma. Uno sciopero non solo per ricordare Gaetano, ma anche per, come monito, perché questo non accada più. Certo, certo, come monito questa vuole essere più che altro, mi auguro, una risonanza a livello nazionale, che non possano succedere queste cose durante il tragitto o durante il lavoro, che una persona venga a mancare e non possa tornare a casa. Noi qui nell'Amadori, sinceramente, negli ultimi anni sono stati dei passi da gigante, come sicurezza non possiamo, siamo sulla strada giusta, sinceramente stiamo facendo come RSU insieme in collaborazione con l'azienda, c'è dialogo e si cerca di fare il più possibile, c'è ancora tanto da fare ma ci arriveremo. È necessario prendere dei provvedimenti non solo in ambito locale ma anche nazionale? Sì, è da lì che deve uscire il tutto, se ci sono leggi più a favore dei lavoratori, per la tutela sul posto di lavoro, per la sicurezza, è quella la cosa fondamentale. Partono i lavori nella galleria San Silvestro al confine tra Francavilla e Pescara. L'ANAS ha risposto agli appelli della sindaca Luisa Russo, si chiedono però ulteriori certezze sulle agevolazioni per gli automobilisti. Ancora Ciarlante. Troppi mesi di chiusura, ma ora finalmente la luce. Partono i lavori alla galleria San Silvestro, posta sulla statale 714, al confine tra Francavilla al Mare e Pescara. Lo ha comunicato l'ANAS alla sindaca Luisa Russo, dopo l'annuncio della manifestazione che la prima cittadina di Francavilla aveva intenzione di promuovere davanti agli uffici di Pescara, dell'ente che detiene la proprietà delle strade statali. Il tunnel è chiuso dal 22 novembre a causa di un crollo determinato da infiltrazioni d'acqua.
e il traffico imponente e corposo ora è interamente riversato sulla statale 16 e sul lungomare, con tutto ciò che ne consegue: aumento dell'inquinamento atmosferico e disagi alla circolazione. La sindaca Russo, dopo numerosi appelli, aveva portato all'attenzione del ministro Salvini la questione insieme all'onorevole Luciano D'Alfonso, chiedendo misure di supporto agli automobilisti come l'eliminazione del pedaggio autostradale sulla 14 tra i caselli di Pescara Sud e Ovest, proprio per limitare le criticità derivanti dalla chiusura della galleria. Chiedo anche risposte alla richiesta di misure alternative durante i lavori necessari per mettere in sicurezza definitivamente questa strada. Risposte alternative che potrebbero consistere, come diceva l'onorevole Alfonso, nella gratuità del pedaggio autostradale e anche in agevolazioni per il trasporto pubblico locale, soprattutto per il treno Francavilla-Pescara. Ieri sera a Isernia è arrivata la statua della Madonna di Lourdes. Dopo l'accoglienza c'è stata una fiaccolata verso la cattedrale e alle 22 un rosario alla presenza del vescovo Cibotti. Questa mattina, dopo la preghiera in cattedrale, l'arrivo alla casa circondariale di Isernia e a seguire all'istituto Neuromed di Pozzilli. Nel pomeriggio la partenza verso Trivento, un momento molto sentito da parte di tutta la comunità. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di intelligenza artificiale, perché l'Ordine dei Medici della provincia di Isernia ha organizzato un corso di formazione sul tema, vantaggi e rischi affrontati in modo dettagliato dai professionisti coinvolti. Sentiamo tutto da Franco De Santis. A Isernia si è svolto un corso di formazione sull'intelligenza artificiale rivolto all'Ordine dei Medici della provincia Pentra. Per il presidente Fernando Crudele significa che ci saranno tantissime opportunità per diagnosi e terapie precoci e mirate. Un processo ineludibile, andiamo incontro in tutto il mondo verso l'intelligenza artificiale, non soltanto nella medicina ma in tutti i campi, ma parlare anche delle criticità, soprattutto per quanto riguarda la privacy, i dati sanitari che non possono essere dati a società che possono fare di tutto di più di questi dati. E noi anche nel nostro piccolo, nella piccola provincia di Isernia, vogliamo iniziare a parlarne con i colleghi per piano piano capire dove stiamo andando, come ci stiamo andando e le molteplici possibilità che ci vengono date da questi nuovi strumenti. Nell'epoca della società dell'intelligenza artificiale cambia anche la responsabilità dei medici. È una grande sfida alla quale ci si sta preparando, con l'Europa che sta per adottare un regolamento per disciplinare i rapporti tra uomo e macchina. L'intelligenza artificiale è uno strumento che aiuta il medico a fare diagnosi più precise, sulla base di elaborazione di dati molto più ampi di quelli che normalmente un professionista incontra durante la sua esperienza professionale. Ma l'intelligenza artificiale non può sostituire il rapporto uomo-paziente, dove si colgono le emozioni, c'è la semeiotica, c'è l'esperienza professionale, quindi alla fine la responsabilità resta del professionista sanitario. Per il dottor Trabassi l'intelligenza artificiale sta rappresentando un grande passo in avanti, ma ci sono anche rischi connessi al suo utilizzo che non possono essere sottovalutati. Un passo evolutivo che ci porterà verso un futuro diverso. Il rischio è che man mano l'intelligenza artificiale, dopo aver simulato l'umano, sta cercando di superarlo e che possa sostituire l'umano. Questo è un rischio grosso, per cui ci sono preoccupazioni, fino al punto che è stato necessario cominciare a regolamentare l'intelligenza artificiale. Ed ora una notizia che riguarda la nostra emittente: ad una settimana esatta dal grande corteo delle maschere zoomorfe a Isernia, Teleregione propone una serata dedicata all'evento che ha richiamato in città decine di migliaia di persone da tutta Italia. Stasera alle ore 22 sulla nostra emittente uno speciale con le immagini più belle dei 12 gruppi che hanno sfilato nel centro della città e le immagini della festa finale in piazza, così come anche le interviste con l'entusiasmo degli spettatori e degli organizzatori. Non perdete dunque questo appuntamento, che verrà riproposto domani, domenica 3 marzo a mezzogiorno alle ore 18, e a grande richiesta altre due repliche lunedì 4 marzo alle ore 11 e alle ore 16:30.
con grande entusiasmo questa mattina una delegazione del comune di Uri in visita ufficiale a Tirana ha consegnato una prestigiosa targa al presidente della Repubblica d'Albania, simbolo tangibile del forte legame che unisce le due comunità. Questo legame solido è fondamentale per lo sviluppo e l'ampliamento del nostro prezioso patrimonio, si legge nella nota dell'amministrazione comunale di Uri. Guardiamo avanti con fiducia, consapevoli che la cooperazione tra i paesi continuerà a rafforzare i legami tra di noi e ad arricchire la nostra cultura comune. Bene, questa era la nostra ultima notizia, ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per domenica 3 marzo. In Abruzzo tempo stabile per lo più soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli, mare da poco mosso a mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. L'Aquila 5 la minima, 9 la massima. Pescara 10-12, Chieti 9-11, Teramo 5-11 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento nel corso del pomeriggio. Venti moderati, mare da mosso a poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso 5 la minima, 9 la massima, Isernia 8-11, Termoli 10-14, Venafro 9-11 gradi. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social sia Facebook che Instagram. Ora non cambiate canale perché subito dopo i consigli per gli acquisti ci sarà la nostra pagina sportiva. A tra poco! Ben ritrovati in apertura del nostro TG sportivo la Lega Pro. Un buon punto è quello centrato dal Pineto nel match interno con la Carrarese. Soddisfatto a fine gara il tecnico Roberto Beni. Ha fatto veramente una buona partita contro un avversario forte. E siamo stati bravi a non subire il gioco. E abbiamo cercato di difenderci attaccando ed è questa stata secondo me la cosa positiva di questa partita. Abbiamo girato bene palla, siamo arrivati tante volte al cross e finalmente insomma secondo me iniziamo adesso, sono soddisfatto, questo è fuori discussione, però insomma abbiamo ancora tante partite, abbiamo ancora tante cose da poter migliorare perché nello spogliatoio, e questo sono contento, non c'era tanta soddisfazione, c'era forse un po' di rammarico. E questo mi dà l'idea della maturità della squadra, perché la squadra probabilmente ha capito che se ci avevamo un po' più di coraggio forse la portavamo a casa. Ed ora diamo uno sguardo al programma gare della 25esima giornata di Serie D Girone F. Alma Juventus Fano Chieti, Avezzano Termoli, Forsempronese San Nicolò Notaresco, Roma City L'Aquila, Sora FC Matese, Tivoli Campobasso, Vasto Girardi Riccione, San Benedettese Real Monte Rotondo, Vigor Senigallia Atletico Ascoli. Il Campobasso sarà impegnato domani nella complicata trasferta di Tivoli. L'obiettivo è portare a casa un'altra vittoria e mantenere la prima posizione. Almeno 400 i tifosi al seguito dei lupi. Franco De Santis. Si torna a giocare in trasferta dopo l'ottima prova interna contro il Sora. Il Campobasso capolista sfida il Tivoli, formazione laziale che all'andata diede del filo da torcere ai rossoblù, che riuscirono a strappare i tre punti all'ultimo respiro grazie a un gol del difensore Gonzales. A 10 giornate dalla fine ogni dettaglio viene curato e il concetto chiave è continuità di risultati. I lupi arrivano da 3 successi consecutivi, 5 in totale nel girone di ritorno e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, Mirce Pergolizzi ha in mente qualche mossa
corsa per sorprendere subito gli avversari e mettere le cose in chiaro. Partita complicata che sarà affrontata presumibilmente con l'11 base collaudato nelle ultime uscite. Cochen e Lombari possono e devono rappresentare le pedine in grado di spaccare il match. La punta centrale sarà quasi sicuramente di nuovo Di Nardo. Rientra dalla squalifica Luis Maldonado per il ruolo di mezzala e ballottaggio tra Grandis e Abonkele col primo favorito. Serra sarà l'altro interno. Difesa a 4 che punterà su Capitan Nonni e Di Filippo al centro, Parisi e Bonacchi sulle corsie laterali. Esposito penserà a difendere la porta rossoblù. Dal capoluogo previsto un ottimo numero di sostenitori, in 400 sono pronti a supportare dal primo all'ultimo minuto una squadra che sta meritando piena fiducia a suon di risultati e prestazioni. La partita sarà arbitrata dal signor Davide Galilli della sezione di Galghero, assistito da Miti Telu e Cufari, entrambi di Torino. Ed ora spazio alla Serie D, è un Termoli felice quello che domani va ad Avezzano per sfidare Marsicani. Dal canto suo invece il Vasso Girardi cerca la scossa ospitando il Riccione. Vincenzo Ciccone. Da un lato dare continuità al bel successo con la Forsempronese contro un'avversaria galvanizzata all'esploit nel derby. Dall'altro provare a migliorare un percorso che nel girone di ritorno ha portato con sé sinora appena 2 punti. Dall'altra ancora, ritrovare il campo a distanza di 2 settimane dall'ultima contesa. Termoli, Vasto Girardi e Matese si allineano così alle rispettive gare del 25esimo turno. I giallorossi sono in una fase all'insegna del grande entusiasmo, anche se il tecnico Carnevale, che dovrà fare a meno in Abruzzo dello squalificato Scoppa, è chiaro coi suoi alla vigilia. Affrontiamo una squadra davvero forte in tutti i reparti e quindi bisogna andare lì concentrati, attenti a non ripetere la brutta figura, ripeto, fatta a Sora, quindi Sora ci deve servire di lezione, quindi vogliamo proseguire questa striscia positiva e andare lì col piglio giusto. Del resto, sull'altro fronte, l'Avezzano di Ferazzoli, con 4 punti nelle ultime 2 gare, punta ad insidiare il 3° posto dei cugini dell'Aquila, cercando di dare continuità all'attuale momento. Al De Marsi, fischietto designato è il virgiliano Alessio Marra. Provare ad uscire dall'attuale momento no è invece la priorità per il Vasto Girardi di Marmorini, che di fronte però al Ditella si trovano United Riccione, uscito sì sconfitto nell'ultima gara, ma capace di creare più di una difficoltà alla vice capolista sanbenedettese. Sul sintetico Alto Molisano, fischietto designato è il cremasco Giacomo Pasquetto. Per il primo dei 3 match nell'arco di 8 giorni, il Matese fanalino di coda va a Sora per un tour de force che tra mercoledì con il match interno di recupero contro il Fano e domenica sempre a Ferrante con la Forsempronese potrà dire molto su quelle che potranno essere le prospettive di stagione. A dirigere il match il modenese è Davide Rompianesi. Domenica in esterna per l'Aquila, Chieti e San Nicolò Notaresco, in particolare per i neroverdi a Fano, esordio del nuovo tecnico Pasquale Luiso. Sul versante delle altre abruzzesi del girone F della Serie D, la 25esima giornata presenta la terza della classe L'Aquila, chiamata ad affrontare in esterna Riano e Roma City. La volontà di dare continuità all'esploit interno con il Tivoli animerà la truppa rossoblu di Cappellacci. Nell'area capitolina, direttore di gara l'empolese Filippo Balducci. La rivelazione San Nicolò Notaresco, quinta forza del torneo, vuol dare continuità a Fossombrone agli ultimi 3 successi centrati in striscia. Nelle Marche, a dirigere la contesa, sarà Cosimo Papi di Prato. Nelle Marche ci sarà anche il Chieti del neotrainer Luiso, che andrà ad affrontare un Fano che, dopo lo stop interno nel recupero con il San Nicolò Notaresco, ha deciso di cambiare pelle per risalire dal terz'ultimo posto attuale, affidando la panchina a Manolo Mannoni, che nella sua carriera ha avuto un'esperienza anche in Molise e ad Isernia. Consapevole di questo, lo stesso Luiso tiene i suoi sulla corda alla vigilia. Qualche partita l'ho vista, e questa è una squadra che adesso è andato via mister Cornacchia, una squadra che prova a giocare, una squadra che gioca bene, tecnicamente è una squadra valida, bisogna stare attenti, come dicevo prima, cambia allenatore di là, cambia allenatore di qua, secondo me ci saranno delle motivazioni altissime, sono in difficoltà come siamo in difficoltà noi. E loro si chiamano il Fano, hanno fatto la C, noi ci chiamiamo il Chiede, abbiamo fatto la C, perciò sono 2 squadre in questo momento in difficoltà. Io l'ho detto che non è una passeggiata, non sarà una passeggiata, se non andiamo lì con gli attributi torniamo a casa ancora feriti, perciò dobbiamo prepararci ad andare a fare, che si può dire, non la guerra,
una bella battaglia e vincere la guerra. Al Mancini a dirigere le ostilità sarà il materano Giuseppe Lascaro. Dopo le contestazioni interviene il presidente dell'Isernia, Francesco Paolo Traisci, che dice di essere rimasto molto amareggiato dagli eventi di questi giorni. Non posso però fare a meno di rispondere alle offese anche personali e agli inviti a lasciare Isernia di questi ultimi giorni. In questi anni città di Isernia-San Leucio è cresciuta in maniera esponenziale, dice Traisci, diventando una società organizzata e ben radicata sul territorio grazie al grande lavoro di tutti. Siamo circa 400 tesserati tra calciatori, tecnici e dirigenti. Siamo una società specchiata, rispettata e apprezzata in tutta Italia. Il nostro progetto resta e resterà basato sulla centralità del settore giovanile, sulla valorizzazione dello stesso, sulla crescita dei nostri ragazzi e sul loro inserimento graduale nella prima squadra. La stagione attuale, a prescindere da qualsiasi decisione sul futuro, verrà comunque portata a termine nel migliore dei modi, onorando il campionato e gli accordi presi come sempre fatto. Ed ora diamo uno sguardo al programma Eccellenza Abruzzo della 27esima giornata. Casal Bordino, San Buceto, Celano, Cupello, Folgore Delfino Spoltore, Giulianova Pontevomano, Montesilvano Fossacesia, Renato Curi Vastese, Sandeggidiese Capistrello, Sulmona Castelnuovo, Torrese Teramo. C'è il sesto San Giovanni sulla strada della Magnolia Campobasso che ritorna sul parquet a circa un mese dall'ultimo impegno ufficiale. Una sfida di quelle bivio in prospettiva playoff, con Ragusa che ha due lunghezze dalle rossoblù, ora quinte, e con la Geas Sesto San Giovanni, attuale avversaria quarta, due punti sopra, la sfida alle lombarde per la Magnolia Molisana Campobasso ha un valore fondante in vista delle successive sette gare che da qui al 20 aprile andranno a completare la regular season del torneo cestistico di A1 femminile. Dalla loro, le rossoblù ritrovano il parquet a ben 29 giorni dall'ultimo impegno ufficiale, il 3 febbraio al Palaminardi di Ragusa, e abbracciano l'arena a quasi 40 giorni dall'ultimo impegno interno, quello con Schio del 27 gennaio. In seno ai fiori d'acciaio è forte la determinazione a dare il massimo in quella che sarà una sfida dal sapore speciale. La presenza tra le ospiti della playmaker oriunda di origini carovillesi Gina Conti farà sì che dall'Alto Molise quasi un centinaio di persone andrà a gremire gli spalti dell'arena per sostenere la propria compaesana. Sul fronte di casa, coach Sabatelli è stato chiaro con le sue in vista della contesa. La formazione dovrà puntare con forza su quelle che sono le proprie caratteristiche base, ossia difesa forte e transizione. Con palla a 2 domani pomeriggio alle ore 18 a dirigere il match un terzetto composto dal fiorentino Attard, dal triestino Wasserman e dalla grossetana Frosolini. Ed ora spazio alla pallavolo, ancora un evento di punta per la Federvolley Molisana. Gennaro Niro è entusiasta della Final Four di Coppa Italia di Serie B, presentata ieri a Campobasso. Sentiamo tutto da Franco De Santis. Ha preso ufficialmente il via il countdown in vista delle Final Four di Coppa Italia che Campobasso ospiterà venerdì 29 e sabato 30 marzo tra il Montini e il Pala Unimol. Il primo atto è stato segnato dalla conferenza stampa di presentazione ospitata ieri al Pala Unimol. Al tavolo, tra gli altri, a entrare nel vivo della kermesse il numero 1 della FIPA Molise, Gennaro Niro, pronto a sottolineare il valore più ampio di questo genere di eventi. Gli eventi servono per fare promozione sul territorio, ma soprattutto anche per aumentare anche la visibilità, e questo insomma a noi ha portato a livello di comitato regionale anche un aumento delle società e anche un aumento dei numeri di tesserati e dell'attività svolta sul territorio, quindi gli eventi sono, come si dice, uno specchietto per poi far crescere tutto quanto il resto del movimento. Del resto l'intento federale è quello di far crescere sempre più il movimento. Sicuramente però non ci dobbiamo fermare qui, non dobbiamo campare sugli allori, l'attività sul territorio è importante, la cura delle società, la cura delle attività, e questo
questi eventi comunque servono a divulgare, diciamo, il nostro sport, perché ripeto, il nostro sport è sano e poi mi permetto sempre di dire è uno sport vincente. Un fronte, quello pallavolistico territoriale, sempre pieno di belle notizie, come testimoniato anche dal grande affetto della famiglia Spike Devils Campobasso per il fischietto internazionale Stefano Cesare, che ha celebrato ulteriormente nel suo Molise la propria designazione quale arbitro dei tornei di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Prima domenica di marzo, all'insegna del derby d'Abruzzo nel torneo di A2 maschile, ad Ortona si confrontano i padroni di casa ed il Pineto. Fare punti su entrambi i fronti, tra i padroni di casa, attualmente ultimi in classifica, per risalire la china, e dare poi il tutto per tutto nelle tre giornate successive per arrivare al 12° posto, che significherebbe salvezza, tra gli ospiti per confermare la 10ª posizione e rendere la salvezza sempre più un traguardo dietro l'angolo. Il derby dell'Abruzzo del volley di Serie A2 maschile ha simili connotati, con l'Ortona che nella circostanza sarà padrone di casa ed il Pineto ospite. All'andata gli ortonesi di Lanci ebbero la meglio al tie break, al termine di quasi 2 ore e mezza di gioco e con 2 parziali terminati ai vantaggi. Relativamente alle ultime della vigilia, in casa Ortona da verificare nel novero dei 4 laterali quali saranno i 3 che andranno in sestetto. Sull'altro fronte invece, Cesar Douglas Silva, tecnico dei pinetesi, ha, complice le ultime giornate delle gerarchie ben precise. Sul Taraflex peraltro sarà anche derby molisano, con sul fronte di casa la presenza del centrale agnonese Stefano Patriarca, mentre sul versante ospite quella dell'opposto isernino Andrea Sant'Angelo, con primo servizio domani alle ore 19, posticipo dell'intero 23° turno, a dirigere le operazioni saranno il salernitano Mariano Gasparro ed il ternano Fabio Toni. Bene, per oggi è davvero tutto, io vi ringrazio ancora una volta per averci scelto.